Buonasera a tutti, grazie per chi è arrivato, per chi è venuto. Siamo un po' maconi e sono contentissima per chi è riuscito a venire. Ci tenevo molto a proporre questa iniziativa perché in un paese in cui la cultura non ha spesso molto seguito, è giusto lanciare dei messaggi che spero arrivino, dei messaggi soprattutto di speranza e di resistenza. Questa sera viene dedicata alla nostra terra, alla Calabria, ne parleremo in diversi aspetti. Quello che tratteremo con Marco invece nelle veci di Ercole Cavalieri è appunto la sanità. Io però prima di cominciare vorrei fare giusto un appunto sulla giornata di oggi. Oggi è il 19 di luglio, ricordo un anniversario molto importante e penso che sia importante essere qui anche per questo. Perché bisogna sempre schierarsi, dalla parte giusta. Chi ricordiamo oggi si era schierato lentamente, è successo quello che è successo e volevo leggere un piccolo appunto, appunto del libro Malattia, se possibile, che nel momento in cui l'ho letto sinceramente ho pensato proprio a questa cosa. Allora ci dice, caduto in grande disgrazia è quel paese che per risollevarsi ha bisogno di eroi, spesso veri e propri martiri, e ne abbiamo avuti tanti e forse altri ne avremo. Ma non è giusto nei confronti di questi altri grandi singoli esempi di senso civico quando una collettività abdica ai propri doveri di responsabilità verso se stessi e verso la società. Io penso che eventi come questi siano proprio il significato, racchiudano un po' il significato di quello che è scritto in queste poche righe. Siamo noi come cittadini a dover rendere onore, a dover rendere giustizia a questi pochi esempi, a questi pochi eroi. Ed è ancora fa stupore che siano sempre pochi esempi e che non sia la naturalità delle cose. Ringrazio tutti e iniziamo le presentazioni. Questi libri sono scritti nella maggioranza da autori calabresi e parlano in modi diversi di Calabria o comunque di territori simili al territorio, al nostro territorio calabrese. Perché abbiamo scelto di fare di trattare questa tematica? Perché ormai in Calabria c'è un po' la tendenza a lasciar correre, lasciare andare via i giovani, i giovanimenti, a lasciare tutto per scontato. Invece con questa serata vogliamo proprio dare onore a questi giovani menti, anche con la serata di domani, a questi giovani menti nella speranza che possano costruire il proprio futuro nella nostra terra, perché ha tante difficoltà, ma anche tanti punti da cui si potrebbe ripartire. Quindi possiamo riflettere insieme anche su questi punti da cui rinascere. Partiamo proprio da uno dei malanni più gravi della nostra terra, che è la malasanità. Questo libro, che si intitola Malatura, è scritto dal FU Ercole Cavalieri, che purtroppo ci ha lasciati, e oggi nelle sue vesti Marco Marchese, che risponderà un pochino anche perché l'ho conosciuto personalmente, quindi io non ho avuto l'onore. Allora, leggendo questo libro si entra nelle profondità dell'animo di un malato oncologico, perché Ercole Cavalieri racconta la sua storia da malato oncologico calabrese.
Cosa succede? Lui è originario di Cosenza, è un docente, si trasferisce a Milano, fa la sua gavetta come tutti gli insegnanti, poi però decide di tornare in Calabria. Poco dopo la pensione, se non ricordo male, inizia a stare male e quindi si rivolge agli ospedali calabresi. Ma racconta questa storia che è anche incredibile. Mentre la si legge si pensa quasi sia una cosa surreale, perché ci sono questi medici in cui lui fa nome e cognome, questi medici che non sanno riconoscere la sua patologia, fanno delle diagnosi diverse, fanno perdere tantissimo tempo, e c'è anche la sua stessa, una sua stessa riflessione, che cioè lui stesso ripete sul fatto che tutto il tempo che lui ha impiegato andando negli ospedali a cercare delle risposte che non sono mai arrivate, sarebbe stato del tempo guadagnato per la sua vita, per la sua salute. Ecco, lei è costretto quindi a rivolgersi altrove. Ci vuoi raccontare un po' questo viaggio che fa Ercole, perché va prima a Roma, poi a Milano, poi soprattutto a Bologna? Ci racconti tu? Volentieri, Nicola, e buonasera a tutte e a tutti. Prima di rispondere alla tua domanda, mi corre l'obbligo, ma prima che l'obbligo, il piacere anche di fare da parte mia un po' la presentazione di questa rassegna letteraria che abbiamo voluto organizzare. Anzi, questa rassegna letteraria è stata voluta appunto da Nicola nel vicino, che mi ha chiamato. Io sono appunto Marco Marchese, sono il titolare di una delle due case editrici che sono presenti fra stasera e domani, sono il titolare delle officine editoriali da Caleto, che sono nate nel 2019, appunto a Caleto, il comune qua limitrofo a Nocera Terinese. Si avvertiva veramente la necessità di riattivare canali culturali in una Nocera Terinese che in quest'ultimo periodo, a livello di organizzazione di eventi culturali, vede un po' una stasi, forse per via del commissariamento, forse per via di una staticità anche delle persone. Quindi io sono molto grato veramente a Nicola per aver dato questa sferzata e questa ventata di novità e aver organizzato questo evento culturale dove noi andiamo a presentare tanti libri. Ne presentiamo in due serate ben 7. Siamo partiti appunto con Malapura di Ercole Cavaliere. Ercole Cavaliere era un mio amico, un malato oncologico, come diceva prima Nicole, originario di Fustaldo. La sua carriera professionale poi l'ha svolta e l'ha incominciata, come spesso accade, appunto a Milano, per poi ritornare. Tanti anni ha insegnato materie tecniche presso il liceo di Castrolibero, va in pensione e poi un giorno incomincia a non sentirsi bene. Che cosa ci racconta Ercole in questo libro? In questo libro Ercole ci racconta quello che è la sua storia da malato oncologico, lasciandoci un messaggio prima di tutto di speranza, mai di, come posso dire, di sconforto, di incoraggiamento per tutte quelle persone che attraversano quello che è una malattia grave. Però allo stesso tempo è anche un grido di dolore, un appello anche alla società, perché noi viviamo in una Calabria con, al di là delle statistiche, sotto gli occhi di tutti, una qualità della sanità che è molto scarsa. A partire dai pronto soccorso, cioè, potremmo stare qui delle ore, perché penso che non esista in Calabria una sola famiglia che non sia stata colpita in modo diretto o indiretto da un episodio di mala sanità, che può essere un ritardo, che può essere una diagnosi sbagliata, e poi naturalmente una parte importante del bilancio che viene assorbito dalla sanità calabrese, viene assorbito il bilancio regionale, circa il 72-73% del bilancio regionale viene assorbito dalla sanità. Il bilancio regionale, dovete partire dal presupposto, sono circa 6 miliardi e mezzo di euro, quindi tre quarti, anzi alcune volte si è sperato addirittura 80%, vengono assorbiti dalla sanità. Sono tantissimi soldi,
sono tanti soldi per una popolazione che non è estesissima, perché noi siamo poco meno di 2 milioni di cittadini. Però non si riesce in questi a far funzionare la sanità calabrese. I bilanci sono oscuri, dopo 10 anni soltanto quest'anno si riesce a intravedere la luce sulla chiarezza dei bilanci, dove la magistratura contabile ha detto, ha parlato addirittura di bilanci orali, cioè per sentito dire negli uffici di come, diciamo, i soldi vengono spesi. Ma al di là del dato tecnico o del dato politico, è sotto gli occhi di tutti il fatto che per cercare di migliorare questa sanità calabrese il presidente della regione ha dovuto andare a prendere i medici a Cuba, che non c'è assolutamente niente di male, ma assolutamente bene, anzi dicono che questi medici sono pure bravi, anzi leggevo sul giornale proprio non più di un mese fa proprio di un episodio di un bambino che è stato salvato proprio da uno di questi medici cubani facendo una diagnosi, una di quelle diagnosi, voglio dire, che si vedono un po' in quelle fantastiche serie TV dove vediamo queste cose, diciamo, che avvengono in modo rocambolesco. Io non ci trovo assolutamente niente di male ad andare a prendere i medici a Cuba, però voglio dire, per tanti anni, per una questione solo di interessi economici, si è permesso a una schiera di medici che sono più interessati alla propria tasca che al valore del proprio lavoro, si è permesso in questa regione di innescare quel meccanismo dei medici a gettone, cioè vale a dire, per non chiudere le corsie d'ospedale, per non chiudere gli ospedali, c'è una schiera di medici che si sono addirittura dimessi dalla sanità pubblica, perché hanno scoperto che attraverso una specie di agenzia interinale si poteva rientrare però a chiamata. E quando tu rientri a chiamata, che cosa succede? Benissimo che sei precario, però naturalmente se c'è l'esodo dei medici, tu è stata creata artificialmente questo bisogno di chiamare dalle agenzie interinali medici. E sapete quanto costa un gettone a chiamata? 150 euro. Allora dici, ma un po', 150 euro al giorno? Ma allora, no, 150 euro l'ora, ogni ora di attività di un medico dimesso dall'ospedale che rientra nella sua corsia, mentre prima guadagnava un alto stipendio che la stragrande maggioranza delle persone calabresi se ne sognano, a chiamata scopre che può guadagnare 150 euro l'ora. Questo naturalmente è una vergogna, è una vergogna che la politica in tutti questi anni non sia riuscita a dare delle risposte, ma io potrei stare qui delle ore per citarvi anche attraverso la storia di Ercole Cavaliere episodi concreti di mala sanità, però per tenere il tempo, perché ripeto, ne conosciamo e ne conosciamo. Noto che ci sono dei timidi miglioramenti. A livello personale, ora utilizzerò un paradosso, la sanità calabrese io la affiderei ai norvegesi. Chiamerei dei manager norvegesi e gli direi: questo è il budget, vieni, 75%, diamogli l'80% delle risorse del bilancio regionale. E poi però ai norvegesi gli dobbiamo dire una cosa: ti diamo le chiavi della sanità calabrese per riorganizzarla per 5 anni, però fatemi una cortesia, tutto quello che scrivete e che pubblicate, come dovete fare le gare, come dovete procurare i macchinari, come dovete procurare le medicine, non vi azzardate a tradurlo in italiano, dovete scrivere tutto in norvegese, non capisce niente nessuno. E fra 5 anni ce l'ha riconsegnata la sanità. Forse si dovrebbe fare questo per arrivare ad un punto. Il punto focale per risollevare la sanità calabrese è uno solo: azzerare tutto. E il presidente della regione ci sta provando con la famosa azienda zero. Però se tu fai l'azienda zero e poi dopo la peste della sanità calabrese rientra e rientrano tutti quei dirigenti che non hanno saputo dirigere la sanità calabrese,
tutti i funzionari che non hanno saputo dirigere la società calabrese, tutti io ad esempio, cioè, taglierei proprio da zero il legge Gettone, benissimo, avete fatto una scelta, ok, ora che abbiamo preso i leggi cubani andiamo a prendere in Australia, andiamo a prendere dove volete voi, però i medici a gettone, che sono loro che hanno causato questa situazione, fuori dalla sanità calabrese, continuando a fare i medici a gettone, ma fuori dalla sanità calabrese. Allora poi vediamo se il discorso diventa semplicemente monetario, cioè una questione di soldi per le proprie tasche, oppure si incontrano delle persone che hanno amore per il proprio lavoro, perché anche questo è un grandissimo problema. In più le nostre, il tutto è aggravato anche dal fatto che le menti calabresi, le menti brillanti, sono già andate via da un pezzo, e non è che vanno via dopo che sono formati, se ne vanno prima. I bravi, per capirci, cioè noi stiamo vivendo anni di depauperamento proprio della società calabrese, perché chi vuole avere fra i giovani, e quindi chi arriva alle porte dell'università e ti trovi davanti uno di quei giovani che si vuole mordere la vita, vuole realizzare qualcosa, si vuole realizzare, e finisce subito e prende altre strade, prende e se ne va. Io non riesco naturalmente a biasimare queste persone che fanno delle scelte, perché è assolutamente legittimo aspirare per se stesse e per la propria famiglia a realizzare qualcosa, a crescere, a poter fare ricerca, cioè, e quindi non li biasimo, ma che cosa sta accadendo in questi anni? In questi anni si è addirittura incrementato il flusso dell'emigrazione, e quelli che se ne vanno sono proprio i bravi, e quindi noi stiamo depauperando questa regione dalle menti brillanti, e ci rimangono soltanto le persone anziane, che cominciano ad essere quelli che hanno più bisogno di una sanità che deve funzionare. Quelli bravi se ne sono andati via, e ci dobbiamo accontentare della forza che sono qua. I medici bravi ci sono ed è indiscutibile, si salvano vite negli ospedali calabresi grazie a questi medici tutti i giorni. Infatti sto parlando di quella parte marcia che però causa tutto questo disastro, la mancanza della politica che non riesce a fare fronte a queste storture da troppi anni. Questo è il problema maggiore. Allora Ercole che cosa ci dice? Ercole ci lascia un messaggio di speranza, di non mollare mai, prima di tutto quando diciamo si affronta quella che è una malattia o una malattia grave, però allo stesso tempo mette in evidenza questi sconquassi, perché lui si è dovuto andare a curare a Bologna, e Bologna gli ha dato anni di vita. Poi naturalmente la malattia è una malattia grave, che arrivato ad un certo punto l'ha sopraffatto, però se fosse stato per la sanità calabrese Ercole non avrebbe vissuto gli ultimi anni che ha vissuto abbastanza serenamente, e poi si è aggravata, la malattia ha fatto il suo corso, vabbè. Però per tutte queste cose deve andare a Bologna, deve andare a Milano, deve andare, voglio dire, dove ci sono dei centri che qui mancano. Poi qua e là abbiamo anche delle eccellenze, no? C'è la cardiochirurgia a Catanzaro, benissimo, no, lì è considerato un'eccellenza. Però mentre in altre regioni, soprattutto del nord, diciamo quello che noi qui è considerato eccellenza, lì è l'ordinario. Cioè tu qui tantissime specialità purtroppo non le trovi, e quindi devi fare i famosi viaggi alla speranza. Fare i viaggi alla speranza significa che tu ti devi muovere spesso, devi essere accompagnato, quindi noi siamo ulteriormente penalizzati come calabresi, perché ci sono delle spese aggiuntive quando tu ti devi muovere e devi andare appunto a curarti in un'altra regione. A questo proposito non solo si fanno delle spese in più, ma si portano dei soldi fuori, soldi che potrebbero rimanere nella regione, si portano fuori. Anche come diceva Marco, i medici bravi che potrebbero restare qui, anche per il fatto che c'è un tasso di disoccupazione altissimo, lo vediamo con i medici cubani, i ragazzi giovani come me, laureati, preparati, sono così, sentono, si vedono costretti ad andare via perché non vengono neanche
gratificati da questo modo di vivere la santità. Lo stesso Ercole ci parla di vari problemi, come le liste d'attesa lunghissime. E le liste d'attesa lunghissime cosa portano? Portano ad andarsi a rivolgere alla sanità privata, ma la sanità privata che è a pagamento se la possono permettere solo alcune persone. Quindi cosa vuol dire? Che alcune persone hanno il diritto di curarsi, altre persone non ce l'hanno questo diritto. Viene messo l'articolo 32. Mi sbaglio? Anche Ercole lo cita. Viene adesso l'articolo 32 della Costituzione. E questo è, secondo me, un altro dei problemi maggiori. Poi lo stesso ci parla dei LEP che non vengono rispettati, gli essenziali. Ci parla del commissariamento della sanità calabrese, che se non sbaglio è partito dal 2010, che è un fatto assurdo, un commissariamento così lungo, così possiamo parlare noi, non c'era che siamo commissariati da 2 anni e ne stiamo pagando le conseguenze. Pensiamo la sanità commissariata da più di 10 anni, è una questione veramente, veramente preoccupante. Questo porta a riflettere veramente. E c'è un capitolo, se non sbaglio, il capitolo 10. Che è dedicato proprio alla politica, che se non sbaglio si chiude con un scritto in grassetto vergogna, in cui Ercole ci dice una verità che conosciamo tutti ma che spesso nascondiamo, cioè questa condizione della sanità calabrese a cosa è dovuta? È dovuta sicuramente alle infiltrazioni mafiose, è dovuta al disagio del sud, eccetera eccetera, ma è dovuto anche e soprattutto alla presenza di politici che sono incompetenti, che si vedono, come si suol dire, soltanto gli affari loro, ed è colpa di chi li vota. Se noi pensiamo semplicemente al fatto che la maggior parte delle persone non ha votato, non vota, le regionali c'è stato un tasso di astensionismo elevatissimo, pensate quanta gente non si riflette in chi ci governa, e questo già è tutto dire. C'è però una cosa, c'è a dire, c'è anche un altro elemento, naturalmente Ercole nel libro, a proposito, apro una parentesi, noi naturalmente l'abbiamo portata e quindi invito tutti voi a farvi un regalo, perché questi sono elementi di cultura che devono essere diffusi, no? Non soltanto sul libro di Ercole Carriere, ma su tutti gli altri che presentiamo, quindi sono a vostra disposizione i libri, potete avvicinarvi in qualsiasi momento per, se desiderate acquistarne qualcuno e portarlo a casa. Poi in questo periodo, che è il periodo estivo, si spera con qualche giorno di vacanza, può essere anche propizio per una buona lettura. Nel libro di Ercole Carriere non c'è soltanto la protesta, quindi un'esposizione esterna di tutti i problemi che bene o male conosciamo, no? Magari non tutti conoscono il problema del medico a gettone, ma ce ne sono tantissimi altri e sono noti. Ercole ha fatto qualcosa di più. Nell'ultimo capitolo ha inserito anche una proposta per rigenerare e per riformare la sanità calabrese, quindi dalla protesta è passato alla proposta. Quindi questo libro io ve lo consiglio caldamente, perché non è una sterile esposizione di tutti i problemi che ci sono nella sanità, di cui molti li conosciamo, ma c'è anche la proposta, e la proposta aspetta a noi cittadini. Vede, io ho scoperto da pochissimo tempo fa, per una piccola disavventura che ha avuto la mia anziana mamma di 82 anni, che è stata maltrattata da un medico. Adesso non vi racconto la storia per non annoiarvi, però che cosa scopro? Scopro che sul sito della regione è possibile fare un reclamo e funziona. È possibile anche scrivere una esperienza positiva, perché servono anche questo. Se uno ha un'esperienza positiva,
attraverso questo servizio via web lo si può segnalare, come si, esattamente come si può segnalare un reclamo. Ho potuto sperimentare personalmente che funziona, perché scritto il reclamo venerdì, il lunedì pomeriggio io ho avuto risposta. E quindi questo non è tutto quanto negativo, e ha ragione la signora che è intervenuta prima, ci sono dei mezzi, ci sono medici e ci sono servizi assolutamente che funzionano, non bisogna scattare, non è mai sempre tutto quanto nero, però dobbiamo cogliere queste opportunità, e molto dipende da noi cittadini, nella misura in cui continuiamo a stare in silenzio. Dobbiamo reclamare quelli che sono i nostri diritti a tutti i livelli, e abbandonare l'apatia e quel pensiero negativo di dire ma andrà sempre male, ma che mi espongo a fare, ma che reclamo a fare, tanto non cambia nulla. E invece no, se ce ne fossero tante persone che invece reclamano, parlano, protestano, pretendono che le cose vadano bene, dovete ricordarvi che siccome queste cose dipendono molto dalla politica e da come la politica è imposta purtroppo i servizi, i politici hanno timore soltanto di una cosa: non hanno vergogna e paura di niente tranne una sola cosa, l'opinione pubblica. Se si arriva ad una massa critica di opinione pubblica, qualsiasi politico cade nella polvere. In Italia è un po' più difficile, perché pensate, in altri paesi i politici sono costretti a dimettersi anche se mentono di aver fatto una festa di 15 persone durante il Covid mentre era vietato. È capitato a Boris Johnson, cioè quello che in Italia farebbe ridere questa cosa, no? Cioè Boris Johnson a un certo punto cosa ha fatto? Si è adeguato a tutto quanto gli altri paesi europei e ha chiuso il Regno Unito dopo che ha avuto il Covid lui, perché prima di avere il Covid non ne voleva sapere di chiudere, ok? Perché gli esperti gli dicevano che si doveva pagare dazio, un dazio di umane per superare il Covid. Allora cosa è successo? Si è avuto il Covid, gli ha mancato un po' il respiro, è finito in terapia intensiva, gli hanno dovuto dare l'ossigeno, non ha capito cos'era il Covid. Quello che ha fatto? Ha chiuso il Regno Unito, però a un certo punto ha fatto una festa, 15 persone, cioè non è che era una festa, mentre tutti i cittadini erano chiusi in lockdown. Lo scopre un giornale, lo evidenzia, glielo chiede, con il discorso mente e dice non è vero. Poi ha cercato di far cadere la cosa, questo in Italia farebbe solo ridere, ci ha rimesso il posto di premier e di capo del partito. Cioè, è come se il presidente del Consiglio, Giorgio Meloni, per una cosa del genere fosse costretta a dimettersi non solo dalla presidenza del Consiglio, ma anche dalla presidenza del proprio partito. Quelli sono paesi seri dove la politica è tenuta più in considerazione. Ma quindi in Italia è un po' più difficile raggiungere questa massa critica per fare in modo che la politica si adegui a quello che è l'opinione pubblica. Però è necessario, dobbiamo farci valere di più. Andiamo verso la conclusione, così passiamo all'altra presentazione. Benissimo. Diciamo che la chiave di lettura, almeno quella che ho dato io, è che si può fare un parallelismo un po' tra la malattia, che è tutto il percorso che ha subito. Ecco, nel messaggio che ci vuole lasciare di speranza e di resistenza, che forse poi di questa serata, lo stesso percorso, lo stesso parallelismo lo possiamo fare nell'ambito politico di cui stiamo parlando. Quindi dobbiamo resistere, non ci dobbiamo far sopraffare, dobbiamo sempre essere propositivi, mai lasciarci andare, come dicevo prima, riguardo l'astensionismo, anche che è una cosa terribile. E quindi la chiave di lettura che io ho dato a questo libro, secondo me, può essere questo parallelismo. È veramente, io consiglio di leggerlo, perché è veramente scritto benissimo, lascia intendere tante cose, da molti spunti di pensiero, non sono cose scritte di getto, lascia molto al lettore saper intendere, saper indagare e comprendere determinate
situazione. Io chiuderei con l'introduzione, con la frase di introduzione che è sul libro, che è una frase di Gandhi. L'uomo si distrugge con la politica senza principi, col piacere senza la coscienza, con la ricchezza senza lavoro, con la conoscenza senza carattere, con gli affari senza morale, con la scienza senza umanità e con la fede senza sacrifici. Io credo che questo possa racchiudere tutto quello che abbiamo detto finora. Allora, ti ringrazio.